Allora ci troviamo al Palazzo dei Principi con Marco Perino, scrittore, che è la prima volta che presenta i suoi due libri nel suo paese a Masserano. Eh sì, è tanto tempo che non vengo qua nel paese che un po' ha ispirato parecchie storie di piccoli sogni, soprattutto del primo libro, un paese a cui devo molto per le esperienze soprattutto giovanili, è un paese in cui torno con un po' di emozione, un po' tanta direi, perché tante persone non le conosco più e tante persone le riconosco con 30 anni di vita in più, quindi è una storia. Due libri, Piccoli Sogni e Se la pecora nera fossi io, due libri di cosa parlano? Piccoli Sogni racconta fondamentalmente il decidere di cambiare vita completamente seguendo soltanto i propri istinti, i propri sogni e fregandosene di quello che dice la gente, di quelli che sono gli stereotipi di una vita normale e della vita che ho deciso di affrontare 5 anni fa mollando delle certezze per buttarmi un po' nel buio. Mentre La pecora nera non parla di me, ma parla di persone che sono state condannate dal pregiudizio, che hanno deciso di vivere esperienze molto difficili da non giudicare e l'ho scritta dal loro punto di vista. Quindi è un libro anti-pregiudizio. Ora vi ringrazio per aver scelto questa nostra bellissima location, che per il Polo Museale Masseranese è sempre un onore, perché è far cultura, che non è solo aprire le nostre bellissime sale barocche del Palazzo dei Principi alla domenica dalle 14.30 alle 18 o anche in settimana per visite di gite scolastiche o gruppi, ma è anche far cultura come questa sera, presentare libri di pubblicazione benvenga di un masseranese, perché fa parte anche dell'ambito culturale in cui a volte apriamo il Palazzo dei Principi appunto per occasioni come concerti, presentazioni di libri e altre cose di vario genere. Tante sono le pagine di storia di molti paesi piemontesi, tanti paesi hanno una ricchezza monumentale, anche maggiore rispetto a quella di Masserano. Ciò che differenzia Masserano da questi altri paesi è che Masserano, bene o male, è stata una capitale. Capitale, sì, di un principato, che appunto l'obiettivo del Polo Museale Masseranese è questo, promuovere il più possibile quello che fu il principato di Masserano, e infatti si pone l'obiettivo nel territorio biellese di non essere il classico tradizionale museo come possono essere gli altri edifici con esposizioni di quadri o sculture, ma bensì un vessillo in territorio biellese che sappia distinguersi in modo che possa rivaleggiare con quelle che sono le regge del Piemonte occidentale, e noi poter diventare un vessillo domani del Piemonte orientale con la reggia dei Principi e gli altri siti del Polo, che sono la chiesa collegiata, la chiesa di Sant'Onesto e la chiesa di Santo Spirito. Ecco, a proposito, chiesa di Sant'Onesto, il cui esemplare, l'altare ligneo del Terebindo o Tiberino di Arona, è proprio ospitato e visitabile all'interno delle sale del Palazzo dei Principi, una ciliegina sulla torta. Sì, io mi permetto di aggiungere una delle tante ciliegine sulla torta che abbiamo al Palazzo dei Principi. Infatti l'Ancona Lignea di Bartolomeo Tiberino di Arona, che si trova esposto nella prima sala insieme alle statue, lignee che provengono sempre dalla chiesa di Sant'Onesto, abbiamo un gioiello pregevole come la location di questa sera, che è la lunga galleria del Palazzo dei Principi, che voleva essere un modello che rivaleggiasse con le grandi gallerie presenti presso i Savoia nei loro palazzi. Pensiamo solo al Castello del Valentino, che è un gioiello dei Savoia del 600, luoghi come questo tutto in stucco, e la nostra galleria voleva, secondo i committenti, proprio rivaleggiare con quella che in origine c'era appunto al Castello del Valentino. In Piccoli Sogni si parla molto di Masserano, che ci ospita questa sera, tangenzialmente però anche nel secondo libro. Ha importanza essere cresciuto male, come definisci tu, in un piccolo paese come Masserano? Ha importanza essere cresciuto in un non paese, che è San Giacomo di Masserano, una frazione distante 4 chilometri, dove non c'erano servizi e dove per crescere dovevi veramente fare la guerra.
e confrontarsi con un paese come Masserano, che è piccolissimo, fa forse meno di 3.000 abitanti, per noi era già gigantesco, ci ha fatto tirare su le maniche e ci ha permesso di fin da piccoli essere dei guerrieri e costruirci il nostro campetto da calcio, il fare quello che dovevano fare i grandi. I politici di allora non sono quelli di adesso, quindi non c'è nessun condanna attuale a chi gestisce il paese, ma è stato un buon terreno su cui lavorare per diventare adulti, forse un po' prima. Ci troviamo al Ricetto di Candelo, all'interno della Sala delle Cerimonie, dove è allestita una mostra che lega Candelo con Caporetto. Qual è il nesso tra queste due località? Lo chiediamo a Franca Spina. Sono il presidente del Circolo Mosaico, che è un circolo che è nato per la promozione della cultura popolare, quindi delle tradizioni, anche quelle di Candelo. In occasione del centenario dell'entrata in guerra dell'Italia, già nel 2015 abbiamo realizzato delle iniziative sul tema. Che cosa vuole fare questo progetto, che appunto proseguirà fino al 2018? Vuole raccontare come la comunità di Candelo visse gli anni della Grande Guerra, quindi 1915-1918. Noi non raccontiamo solo della guerra, che è un tema generale e chiaramente molto conosciuto, ma raccontiamo come visse Candelo questi anni. Come li visse e che cosa accadde. Quindi l'anno scorso abbiamo raccontato come era la consistenza, diciamo, numerica, chi erano gli amministratori e quali erano gli esercizi di Candelo 100 anni fa. Quest'anno raccontiamo il 1917, che è l'anno horribilis, l'anno di Caporetto, come è stato visto dai candelesi. E come facciamo? Lo facciamo in sezioni. Abbiamo la prima, si occupa di raccontare il contesto generale, e all'interno lì dove sono caduti i nostri giovani che sono caduti appunto nel 1917. Poi raccontiamo l'inutile strage, l'abbiamo intitolata così, pensando alle parole di Benedetto XV, il Papa sconosciuto, possiamo dire, appositamente sconosciuto, perché fu lui che già dal 1914 e tutto per il suo pontificato parlò e invocò la pace con tutti i governi e fu inascoltato. Il suo appello, chiaramente, oltre che ai governi, andava anche al clero. Non tutti erano d'accordo, tant'è che lo chiamarono il Papa Crucco, perché pensavano che volesse appunto favorire i tedeschi. Anche il clero locale, biellese, il vescovo Natale Serafino, perché noi cerchiamo di ricadere nell'attualità e nella, diciamo, locale, emanò dei comunicati che trasferivano il pensiero del Papa, ma poi lui spontaneamente fece un documento, ma parlava della guerra come un momento di espiazione per i peccati. Quindi già la posizione anche del nostro vescovo non era, diciamo, perfettamente allineata con quello del Papa. Una sezione abbastanza importante è denominata il silenzio dell'attesa. Perché il silenzio dell'attesa? Perché è il silenzio che regna sia tra coloro che combattono, sia nelle famiglie che aspettano le notizie, sia in tutto il paese, perché Candelo anche allora era un comune molto vivace, c'erano delle associazioni che ancora ci sono adesso, ma in quell'anno tutto taceva perché la maggioranza dei componenti, le associazioni erano partiti sotto le armi. Immaginate che la banda San Comunque, Giacomo, che ancora c'è, a quel tempo era costituita da 38 elementi, il partitario che abbiamo in esposizione ci dice che su 38 24 erano partiti. E la Pro Candelo, che ai tempi era già esistente, smise qualunque attività perché anche i suoi componenti erano partiti, 5 dei quali fondatori sono morti. Quanti caduti ci sono stati di Candelo nella battaglia di Caporetto?
13, non nella battaglia di Caporetto, nel 1917. Nella battaglia di Caporetto sono stati 3 prigionieri candelesi che poi sono morti l'anno successivo nei campi di concentramento. La mostra dei cimeli, dei documenti, fino a quando rimane aperta e se si dedica anche alle scuole? Sì, si dedica alle scuole, tant'è che ne aspettiamo una scolaresca proprio subito, appena finiamo diciamo questa intervista. Già sono venute a visitarci 4 quarte elementari, una quinta, aspettiamo le medie questa settimana, è aperta ci avvisano diciamo su prenotazione, resterà aperta sabato e domenica si concluderà, domenica 19. Qual è il rapporto che hanno le scolaresche quando vengono a vedere questa mostra? Allora, è chiaro che non rientra nei loro programmi scolastici, ma come noi abbiamo spiegato e abbiamo detto, e di questo io sono molto convinta, i bambini, anche piccoli, hanno gli strumenti per poter comprendere. Sono fatti che attengono alla società, alla storia del nostro paese, che non devono obbligatoriamente entrare in un percorso scolastico, sappiamo che questo lo faranno più avanti, ma che è bene che loro sappiano. Non solo perché si parla di questo fatto, diciamo, importantissimo per la nostra Italia, ma perché narrare della guerra, degli orrori della guerra, deve fare, noi speriamo, valutare quella che è la pace. E loro sono attenti, devo dire molto attenti. Chiaramente porgiamo queste informazioni in modo semplice, abbiamo preparato un PowerPoint dove spieghiamo e abbiamo anche avuto dei riscontri. L'anno scorso una quarta ci ha poi mandato dei disegni, dei lavoretti con i quali commentavano quello che hanno visto. Grazie e buon lavoro.